e Geylang Jazz Festival, a Monteroduni lo spettacolo è donna. I concerti di Chiara Stroia e Denise King chiudono la 27ª edizione. Successo per la giovane cantante di origini monterodunesi che ha presentato il suo primo album Contaminata ed il suo primo singolo da cantautrice. La top American jazz singer Denise King conquista il numeroso pubblico accorso al castello, guarda la fotogalleria. Articolo e fotogalleria di Pino Manocchio. Monteroduni. È calato il sipario sulla 27ª edizione della kermesse musicale monterodunese. Dopo i tanti musicisti che si sono esibiti nei giorni scorsi, i giardini del castello di Monteroduni hanno ospitato ieri sera gli artisti della serata finale intitolata Te Voices. A dare il via è stata Chiara Stroia, cantante di origini locali. Il padre è nativo proprio di Monteroduni, che ha bissato, a grande richiesta, la partecipazione dello scorso anno. Per l'occasione, la giovane cantante ha presentato il suo primo album Contaminata, disco registrato live nel quale alcuni tra i più famosi brani della Grande Mina sono stati arrangiati e proposti in chiave jazz e non solo, considerato il grande amore che la cantante ha dichiarato di nutrire anche nei confronti della musica latina, bossa nova in particolare. Chiara Stroia è stata affiancata sul palco da una formazione composta da Gabriele Carbone al piano, Marco Pistone al basso e dal batterista campobassano Massimo Di Cristofaro. Il concerto ha ripercorso e rivisitato le canzoni della Tigre di Cremona, dando modo all'interprete di dare sfogo a tutta la sua anima latin jazz. Tantissimi applausi, inoltre, quando la Stroia ha cantato il primo pezzo interamente scritto da lei, una splendida bossa nova dal titolo Fragile. A salire sul palcoscenico per il concerto conclusivo è stata Denise King. Scoperta da Dexter Vansell, produttore, arrangiatore e regista della Philadelphia International Records, Denise King ha inciso vari album di successo ed ha partecipato ad innumerevoli live show nei più prestigiosi jazz club. Tra i tanti progetti e collaborazioni ci sono musicisti internazionali come Bobby Durham, Archie Shepp, Mickey Rooker, Roy Hargrove, Christian McBride, Orrin Evans, Uri Caine, McCoy Tyner e le grandi star del blues Ruth Brown e Coco Taylor, fino alle pop star del calibro di Billy Paul e Celine Dion. Ad accompagnare, sul palco delle Geylang Jazz Festival, la voce straordinariamente armonica ed elegante della King è stato il trio Hammond Groovers, composto da alcuni tra i musicisti più apprezzati e richiesti in Italia e dall'estero, il chitarrista Daniele Cordisco, Jerry Vedon, Ronnie Cooper, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, l'ammondista Antonio Caps, Flavio Boltro, Greg Hutkinson, Stefano Di Battista, ed il batterista Elio Coppola, Joey De Francesco, Benny Golson, Peter Bernstein, George Cables, Shavn Monteiro, Dado Moroni, Tony Monaco. Daniele Cordisco, molisano nato a Campobasso, ha ricordato sul palco che tutti e tre i musicisti hanno un feeling del tutto particolare nei confronti del Festival di Monteroduni, lui stesso per averlo frequentato sin da bambino e per aver iniziato la sua carriera dopo aver vinto, nel 2010, proprio su quello stesso palco, il prestigioso concorso di chitarra Il Genio di Eddie Lang, contest chitarristico internazionale presieduto quell'anno da una delle leggende mondiali della chitarra jazz, il compianto Jim Hall. Discorso simile per Antonio Caps, che ha incominciato la sua carriera di ammondista dopo essere stato folgorato dall'un concerto di Joey De Francesco svoltosi a Monteroduni. Elio Coppola, infine, è forse il musicista più amico del Festival Molisano,
essendosi fatto le ossa testuali parole di Cordisco, sul palco dell'Eddie Lang, dove detiene il record di partecipazioni. Quella di ieri sera è stata una delle tappe del tour italiano di Denis Kin The Ammont Growers, tournée, che continuerà per tutto il mese di agosto, di presentazione del primo lavoro discografico del quartetto dal titolo Tell Me When, CD che ha suggellato una collaborazione attiva già da qualche anno tra la cantante statunitense ed il trio di musicisti italiani. Denis Kin è stata davvero una presenza travolgente di questo festival. La cantante, con il suo programma nel quale si sono alternate famose ed emozionanti ballados a pezzi dal ritmo frenetico, ha incantato i numerosissimi presenti, scendendo più volte dal palco per cantare in mezzo al pubblico e facendo addirittura ballare tutta la platea in un memorabile bis che ha sancito una chiusura scoppiettante della 27ª edizione dell'Eddie Lang Jazz Festival. Come di consueto, dopo il concerto, tutti in piazza per le jam session nel salotto di Piazza Municipio. A tal proposito si segnala che durante tutto il festival gli after concert e le jam session notturne sono state dirette da Giordano Carnevale e che il servizio audio, luci è stato affidato anche quest'anno al collaudato staff di Stage Evo SRL, che ha curato al meglio l'audio dei concerti e le scenografie luminose nei giardini del castello. Nota di encomio, infine, per Mattia Jack Urbani Gtschiarella, noto speaker di Radio Cernusco Stereo e di Radio Popolare, per il sesto anno consecutivo inviato, corrispondente al festival per conto delle suddette testate radiofoniche e che, in questa edizione, è stata anche la voce ufficiale che ha presentato tutti i concerti. Il prossimo mese di ottobre andrà in onda la puntata radiofonica speciale con tutte le interviste ed i momenti salienti del festival.